Bentornati, affrontiamo sempre il tema che riguarda la scuola da un nuovo punto di vista. Abbiamo in collegamento Camilla Velotta che è portavoce, insomma, rappresentante di Rete degli Studenti Medi di Verona, un sindacato studentesco che ovviamente si batte già da tempo per tutelare i diritti degli studenti e quindi le diamo subito il benvenuto. Benvenuta Camilla. Ciao, buongiorno, grazie Allora, c'è stato questo rientro a scuola, le istituzioni a partire dal governo hanno voluto che fosse in presenza, nonostante appunto questo ritorno fosse avvenuto in un momento in cui i contagi da variante Omicron in particolare fossero molto numerosi, sia tra i docenti che gli studenti. Voi avete condiviso innanzitutto questa modalità, ovvero con il rientro in presenza? Allora, noi di per sé condividiamo la scelta di tenere le scuole aperte, anche perché è dall'inizio della pandemia che ci battiamo per avere le lezioni in presenza, anche perché la didattica a distanza ha già evidenziato tutta una serie di problematiche che non siamo pronti, diciamo, a rivivere. Condividiamo la scelta, però consapevoli che comunque ci sono una serie di tutele e garanzie per un rientro che fosse degno, insomma. In realtà non ci sono state, speravamo che si intervenisse, in realtà diciamo già dall'inizio della pandemia su quelle che sono delle carenze strutturali, però non abbiamo visto neanche stavolta nessun tipo di miglioramento. La scuola in Ecco. presenza va difesa, però bisogna anche creare delle garanzie per poter permetterci di andare in sicurezza, insomma. Ecco, ci hai fatto appunto, ci hai ricordato alcune garanzie che da tempo chiedete come Rete degli Studenti Medi. Ricordiamo anche per il nostro pubblico un po' quali sono le principali. Allora, noi chiediamo all'interno delle scuole in base tamponi gratuiti e delle mascherine FFP2 che siano fornite dalla scuola, visto che in questo momento sono giustamente obbligatorie. La situazione dei trasporti è critica da tempo, ma soprattutto in questo momento è chiaro che non funzionino e ci auspicavamo che potessero essere fatti degli interventi anche in merito a quello, soprattutto per chi abita in provincia, la situazione è ancora catastrofica. All'interno delle classi siamo effettivamente troppi, nel senso che al di là poi del anche un discorso di didattica, di apprendimento, in questo momento classi con 30 studenti sono effettivamente un problema. Intervenire sugli spazi doveva essere un'altra priorità, ma anche questo non è stato fatto. Soprattutto in questo periodo dell'anno c'è un altro problema legato poi all'areazione, perché tenere le finestre aperte per 5 ore, diciamo che genera poi altri tipi di problemi come il freddo nelle classi, che in molte effettivamente un problema che si sente molto, insomma. E quindi questo sicuramente sono i problemi un po' più in generale. Poi abbiamo visto nelle ultime settimane, insomma, che c'è anche una modalità mista di insegnamento con i docenti che insegnano in presenza con chi riesce effettivamente ad esserci e in DAD, con chi invece è costretto, ahinoi, alla quarantena per positività o perché è stato a contatto con persone positive. Questo rischia di creare delle discriminazioni tra gli studenti, ovvero l'insegnamento fatto un po' in presenza, un po' in didattica a distanza, o non c'è alternativa di fatto? No, è evidente che non si può tenere una lezione contemporaneamente in didattica a distanza, perché ovviamente chi è in didattica a distanza, chi segue la lezione da casa, sarà in ogni caso sempre svantaggiato, quindi c'è in effetti un problema di come gli studenti apprendono la lezione, soprattutto poi perché all'ultimo anno genera una serie di problemi legati alla maturità, perché ovviamente seguire il programma da casa non è la stessa cosa di seguirlo in presenza. Un problema forse è anche legato alla decisione poi di far stare, in caso di due positivi in classe, far seguire i non vaccinati le lezioni da casa e i vaccinati invece in presenza, nel senso che
penso possa essere una forma di discriminazione. Io personalmente come sindacato siamo favorevoli all'obbligo vaccinale e crediamo che debba essere introdotto anche per gli studenti minorenni, perché molto spesso magari non è neanche possibilità di scelta personale, ma sono magari le famiglie che convincono a non fare il vaccino, e questo crediamo sia un problema. Ecco, noi chiediamo sempre di solito ai più grandi di fare un'analisi di questi due ultimi anni che hanno stravolto un po' la nostra vita. Io in conclusione ti chiedo appunto una tua riflessione, una tua analisi dal punto di vista proprio degli studenti, delle studentesse che sono state costrette chiaramente a prima interrompere la presenza a scuola, poi a tornare, poi di nuovo ovviamente a singhiozzo, ora in parte in presenza, in parte in DAD. Insomma, si rischia veramente di creare anche una generazione forse di studenti e studentesse che in passato non avevano mai provato una situazione simile, se non chiaramente 70 anni fa, di più, in periodi ovviamente molto più complessi anche per le guerre che ci sono state, però anni difficili che potrebbero avere delle ripercussioni in futuro? Questo è l'interrogativo che chiedo. Sì, sicuramente la pandemia lascerà un solco a livello psicologico all'interno della nostra generazione, questo è sicuro ed è evidente anche poi dai dati delle cliniche, diciamo, per minorenni. Sicuramente la salute mentale, la salute psicologica doveva essere una delle priorità in questo momento, ma non è così, nel senso che all'interno delle scuole, dei percorsi anche poi di aiuto, di sostegno anche a livello psicologico non ci sono ancora, ed è un altro tipo di garanzia che richiediamo. In generale io penso che la pandemia in parte abbia fatto emergere tutta una serie di problemi strutturali e inevitabilmente quelli legati al del sapere, e speravamo in realtà che potesse anche essere un'occasione per provare a ripensare quello che è un sistema che ora come ora non funziona, che è obsoleto. Chiedevamo in realtà, siamo stati nelle piazze lo scorso novembre per chiedere una riforma della scuola, perché speravamo che anche con i fondi del PNRR si potesse provare a ripensare la scuola, e io penso che se il nostro paese ha intenzione di uscire dalla pandemia con delle ottiche nuove, bisogna farlo a partire dalla scuola, perché inevitabilmente condiziona anche il resto del nostro paese. Ecco. E il vostro compito chiaramente sarà quello di mantenere sempre alta l'attenzione su questi temi, immaginiamo, no? Sì, sicuramente continueremo a stare nelle piazze, a manifestare e, diciamo, a mettere in evidenza quelli che sono i problemi legati alla scuola che viviamo ogni giorno come comunità studentesca. Grazie allora a Camilla Velotta di Rete Studenti, degli Studenti Medi di Verona, per questo contributo. E insomma, noi siamo a disposizione quando vorrete, avrete sicuramente uno spazio all'interno dei nostri canali per poter comunicare, perché siamo a fianco anche noi, insomma, degli studenti e delle studentesse in questo periodo davvero particolare. Grazie Camilla. Grazie a voi. E per questa sera Verona Economia termina qui, quindi lascio spazio tra poco al collega Alessandro Bonfante per il TG Daily. Io vi auguro una buona serata, ci vediamo domani.